lavoro, ma non solo. Il treno per Milano, anzi i treni per Milano promessi a Piacenza da almeno 3 anni, a 4 mesi dall'apertura dell'Expo 2015 mancano ancora all'appello. Fuori sacco è la trasmissione di Telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracchi e dal giornalista Michele Rancati, dopo una carrellata sui principali eventi del 2014, ha incalzato i protagonisti dell'ultima puntata dell'anno sul tema più atteso, quello appunto di un collegamento di qualità tra l'Emilia e la Lombardia. Dobbiamo restare uniti tutti, ha dichiarato il sottosegretario all'economia Paola De Micheli. Io sono convinta che ce la faremo, ha aggiunto. Abbiamo ricevuto tante promesse, ci abbiamo creduto, sembravano vere, ha precisato il presidente degli industriali Emilio Bolzoni. Alla fine ci sentiamo dire che è giusto che Piacenza, durante il periodo dell'Expo, sia collegata a Milano con 20 treni del 1965. Questa è l'immagine che daremo. Fino ad oggi, invece, la nostra proposta è stata accolta con freddezza da Bologna e da Milano, con disimpegno e mancanza di consapevolezza, ha dichiarato l'ex presidente della provincia Massimo Trespidi. Questo l'ho riscontrato soprattutto da parte della regione Lombardia. Presente in puntata anche Marco Crotti, presidente di Terre Padane. Expo è uno di quei treni che passa una volta nella vita e ne possiamo essere protagonisti, ha ricordato. Penso al pomodoro, settore nel quale siamo leader incontrastati e per il quale prenderà vita un progetto con il ministro Martina. Il tema della sicurezza è stato l'argomento caldo nel corso del secondo blocco della puntata. Tra i protagonisti l'ex questore di Piacenza Michele Rosato, i responsabili della sicurezza di una città, ha dichiarato, devono lavorare in condizioni disastrose, la mancanza della certezza della pena, la situazione economica, le carenze di organico a fronte dell'incremento delle richieste di intervento, sono fattori che contraddistinguono l'attuale situazione. Oltre a Rosato, che a breve dovrebbe entrare a far parte della squadra del sindaco Paolo Dosi per cercare di trovare linee strategiche per il contrasto alla criminalità, c'erano anche il prefetto Anna Palombi e Marina Marchetti, presidente della sezione civile del Tribunale. Sui divani arancioni anche Vincenzo Cercello, Guido Molinaroli, Alberto Burzoni e Marco Gatti. Sono loro ad animare la terza e ultima parte di Fuori Sacco, questa volta incentrata sullo sport. I primi 6 mesi contraddistinti dai successi del volley maschile e femminile, oltre che alla promozione del Pro Piacenza tra i professionisti, ma un finale d'anno segnato da pesanti difficoltà. Anche nello sport Piacenza ha una gran fretta di tornare in vetta. Passione per ora non bastano.